senza quel dottore il cliente probabilmente non sarebbe stato più qua, quindi ci tenevo a ringraziarlo anche se l'ho fatto di persona ancora una volta. Tra carrelli e scaffali a volte succede, ma sabato 21 ottobre quel malore è apparso subito molto molto più serio. Mi trovavo in elettronica verso le 9 di mattina, una signora molto allarmata ci ha chiamato perché era stato male un cliente mentre si trovava in questa corsia, distanza di 3 metri, quindi sono arrivato subito e il signore purtroppo, una persona abbastanza robusta, era già cianotica, con della bava alla bocca e emetteva dei rantoli dalla bocca. Non era il classico malore per abbassamenti di pressione così. Subito scatta la chiamata al 118, contemporaneamente al microfono viene chiesto se ci sia un medico. I dipendenti posseggono rudimenti di primo soccorso, ma in certe situazioni va da sé che l'intervento di un professionista sia sempre preferibile. Sono andato in reception e mi hanno accompagnato in un corridoio del supermarket, dove ho visto un signore che era in arresto cardiaco. Qui ho iniziato a fare le manovre rianimatorie in attesa di avere poi il supporto del 118. L'uomo, che poi si è scoperto essere un autotrasportatore croato, fosse in fin di vita, è apparso immediatamente chiaro. Era senza polso, in più era estremamente cianotico, era un signore tra l'altro molto grosso, non cosciente perché era in arresto, di conseguenza la prima cosa da fare è cercare di mantenere il circolo il più possibile in attesa poi di un intervento più specialistico. Quando sono giunti i soccorsi, il medico era stremato dalla fatica. Per poter mantenere un circolo, per poter far sì che il sangue circoli nel corpo, quando il cuore non batte più, è necessario fare una certa forza. Però vabbè, per fortuna la natura mi ha dotato di buone braccia, quindi ho cercato di fare il mio meglio. Il cliente era morto. Praticando il massaggio cardiaco per un quarto d'ora l'ha mantenuto in vita, si vedeva proprio mentre rallentava il cliente non respirava più. Sono arrivati dopo circa un quarto d'ora il 118, l'ambulanza, col defibrillatore hanno dato una scarica e il cliente si è ripreso. Un intervento decisivo, quello del medico che si trovava lì per fare la spesa, che ricorda quello altrettanto encomiabile del vigile del fuoco che proprio ieri in via Carducci a Sondrio ha soccorso tempestivamente un ragazzino cui il freno della propria bicicletta aveva reciso un'arteria. Il primo soccorso è determinante per la salvezza della persona, per cui tutte le persone dovrebbero avere almeno le basi per cercare di fare una rianimazione cardiopolmonare adeguata.